Ecco, non c'è rischio in questo modo di normalizzare una realtà che andrebbe invece messa non sotto l'ente di ingrandimento, Ma ma molto certo. di più. Attenzione, Arrivo a te, Gomez, prima mi Sabella. dovete dare un minuto perché volevo fare Sì. una premessa prima di rispondere. La peculiarità in qualche modo della Camorra rispetto alle altre mafie, perché vede, Peter giustamente diceva, in Cosa Nostra abbiamo avuto degli uomini di spettacolo, anche di fama internazionale, punciuti, appartenenti a Cosa Nostra. Ma se noi andiamo a vedere le modalità di comportamento dei mafiosi siciliani e degli 'ndranghetisti calabresi, sono del tutto affatto diverse da quelle dei camorristi. Perché questo? Perché noi abbiamo Cosa Nostra che è un'organizzazione piramidale fondata sostanzialmente sul controllo di un determinato territorio da parte di una famiglia che è riconosciuta come tale. Cioè noi abbiamo la famiglia di Villabate, la famiglia di Termini Imerese, la famiglia di Ciaculli e così via. Non abbiamo il clan di Lauro, il clan che piglia il clan Farinella, il nome del boss. Le 'ndrine sono fondate, hanno un'organizzazione tipo orizzontale, l'andrangheta, come la Camorra. Non esiste un capo dell'andrangheta o un capo della Camorra, mentre esiste un capo della mafia, che è unanimemente riconosciuto. La Camorra ha questa necessità, in qualche modo è la sua forse debolezza sotto certi profili, di farsi riconoscere. E come giustamente diceva Bocca, noi siamo, dobbiamo. Ora, il mezzo televisivo è il modo migliore, oggi come oggi, per farsi riconoscere. Sì. Per esempio, noi la stesa, famosa stesa, che a Napoli è frequente nei quartieri, cos'è la stesa? È il passaggio di alcuni giovanotti armati di Kalashnikov e di altre armi che sparano in aria. Perché? Per dimostrare la loro presenza nel territorio. L'andrangheta o Cosa Nostra non hanno bisogno di queste manifestazioni di potere. La La camorra sì. Camorra sì, ma anche perché la Camorra è molto più fluida. Attenzione, è anche molto più complicata, è una forma di debolezza, ma anche di forza. Perché forza? Perché per un investigatore, obiettivamente, lo dico per i miei colleghi che lavorano in procura a Napoli, è molto più complicato lavorare sulla Camorra di quanto lo sia sulla mafia e sull'andrangheta, perché non puoi elaborare un progetto investigativo, perché la Camorra è molto fluida, le alleanze cambiano in continuazione, i vertici cambiano e hanno anche bisogno di farsi E quindi vedere, di bisognerebbe dimostrarlo. quindi Tra l'altro, essere un po' più altro dato da attenti non allora, no? sottovalutare. I clan di Camorra, molto più che rispetto all'andrangheta e a Cosa Nostra, fanno dell'estorsione e dell'usura un modo per affermare la loro personalità. E con l'estorsione e l'usura ci devi mettere la faccia, perché ti devono vedere. Ed è Adesso necessario quindi che una faccia sia Gomez, una faccia riconosciuta e riconoscibile come potente. adesso ti voglio far ascoltare Roberto Salvini.